La parola al compagno Pietro Ingrà. Grazie, grazie, grazie. Compagni e compagni, sia la relazione del segretario del partito, sia la grande parte degli interventi svolti da compagni e compagni del Sì partono dal crollo dei regimi dell'Est, dei regimi dittatoriali dell'Est e dalla constatazione che la situazione del mondo è radicalmente cambiata. Davvero sarebbe difficile dissentire da questa affermazione. Essa è scritta sui giornali di tutto il pianeta. Il dissenso comincia quando bisogna definire quale analisi viene fatta di questi mutamenti mondiali e soprattutto quali conseguenze bisogna ricavarne per l'azione. In questo senso la questione tedesca mi sembra davvero esemplare. Mi fa piacere, apprezzo, che il segretario del partito l'abbia posta finalmente all'ordine del giorno. Ma devo chiedermi perché la proposta del segretario sulla questione tedesca sia non solo insufficiente, ma così tardiva. Il fatto è che per molti mesi noi abbiamo visto in modo statico le stesse vicende dell'Est. Le abbiamo lette solo come fine del comunismo e non già nel loro movimento, nelle lotte che accendevano, nei tempestosi spostamenti di forze statali e sociali che determinavano, spostamenti che chiedevano ben di più di una condanna e non un tirarsi fuori, domandavano invece iniziativa come sinistra e come Italia. Perciò questo Paese e questo Governo sono stati colti del tutto impreparati dal terremoto tedesco. E il ministro degli esteri italiano De Michelis l'ha anche confessato. Ha detto in un'intervista pubblica sugli incontri di Ottawa: siamo stati aggirati. È cosa da nulla che questo Paese sia stato aggirato sulla questione più grande ed urgente. Il segretario del partito ha invitato il governo italiano ad adeguare la sua politica estera e davvero c'è da ammirare la gentilezza degli accenti. Compagno Occhetto, il presidente del Consiglio di questo Paese, in questi giorni è andato a Washington a invocare da Bush la garanzia che la nuova Germania unita resti dentro la NATO, sta scritto sull'unità. Ciò è accaduto appena una settimana fa. Questa dunque è ancora oggi la politica estera di questo governo. E allora io avanzo una richiesta. Chiedo che finisca finalmente il nostro tenace, assurdo atteggiamento consociativo verso una politica estera così paurosamente arretrata. Che significa questa invocazione di Andreotti di tenere la futura grande Germania di 80 milioni di tedeschi dentro l'organizzazione militare della NATO, se non una stupida sottovalutazione di ciò che una Germania unita, e giustamente sarà unita, e armata dentro la NATO rappresenta non solo per la Polonia, per l'URSS, ma anche per noi italiani, per l'Italia e per gli equilibri europei e per il possibile riaccendersi di nazionalismi non solo tedeschi e di ritorni
a vecchie contrapposizioni di alleanze su cui questa Europa per più di un secolo si è prima sanguinosamente spaccata per andare poi alla deriva di due fatali guerre mondiali. Il compagno Reitlin ci ha ricordato ieri che si fa politica quando si assolve a una funzione nazionale e internazionale. E lui sa che su questo l'accordo è pieno. Bene, ma su quale tema oggi, più di questo, si definisce un ruolo dell'Italia in Europa? E aspetti decisivi, dico io, del volto stesso dell'Europa, e anche un domani di questo nostro Paese che non sia rigettato ancora di più verso una condizione di ulteriore dipendenza. Non mi convince la proposta del segretario del partito che mette insieme due processi a scadenze diverse, l'unificazione tedesca e la integrazione politica europea. Questa proposta trascura singolarmente il fattore tempo, che pure conta molto in politica e ancora di più in fasi di drammatica accelerazione come quelle squadernate intorno a noi. La prospettiva della Germania matura in questi mesi, è oggi che possiamo giocare la carta della neutralità e della smilitarizzazione, è oggi che URSS e Polonia e forze pacifiste dell'Est e dell'Ovest possono essere coinvolte in questo disegno. Poi, temo, sarà tardi. E l'accelerazione delle misure di disarmo, anche con atti unilaterali, che chiedeva ieri la compagna Castellina, non significa un più uno, è in stretto rapporto con questi tempi accelerati e nuovi della situazione, da cui dipende anche il volto dell'URSS di domani, e io dico anche l'avvenire, la sorte di Gorbaciov stesso. Si dice costruire convergenze e programmi comuni con il PSI. Rispondo, ecco temi decisivi per un'azione comune. Se non questi, quali altri allora? E vogliamo davvero aprire un discorso reale con tutta quella componente cattolica, le chiese, i movimenti che chiedono smilitarizzazione, chiusura delle basi straniere, servizio civile, risorse per il terzo mondo? Ebbene, quali temi più attuali di questi che ho indicato per costruire una convergenza reale, efficace? Ma allora non è proprio questo un nodo per incontrare forze cristiane, correnti democratiche, eletti intellettuali che nello sfacelo del patto di Varsavia, anche ad est, cercano oggi una strada di non omologazione dentro la caserma della NATO o di una CE che sia resa ancora di più strumento della NATO e quindi di un blocco egemone che infine colpisce anche noi, Italia. Si dice è crollato un mondo, è vero, ma è crollato anche il rischio o l'argomento di una minaccia armata dall'est contro l'Europa occidentale. Questo non era vero, io lo ricordo, negli anni 50 e 60 e soprattutto nell'era di Brezhnev. Oggi invece è vero e l'America stessa ne discute. E io sostengo che noi, come sinistra italiana, ma anche come PC, non stiamo utilizzando ancora questa carta enorme, nuova, per i giovani del nostro Paese. Quando ascolto il compagno Napolitano affermare, mi sembra di citare esattamente le sue parole, che dobbiamo muoverci nella prospettiva di superamento dei blocchi militari, constato che in quelle parole c'è una valutazione degli eventi, dei tempi reali d'iniziativa e della portata delle decisioni in corso già ora, che evidentemente muove da un'altra analisi e da un'altra strategia. Per me, lo dico francamente, non solo tardive, ma ancora oggi arretrate. Napolitano dice che lui e Occhetto pensano e vogliono la stessa cosa, e sia, ma allora qui è un punto nodale del dissenso. Su che cosa dobbiamo misurare il grande rinnovamento da intraprendere, se non su questi brucianti, accelerati dilemmi che riguardano così direttamente l'Europa e noi,
e anche le risorse, le grandi risorse, che potranno oppure no essere dirottate dagli arsenali militari ai bisogni del terzo mondo. Ed è evidente anche il dissenso di analisi e di strategia sull'altro versante, pure strettamente connesso al primo, sulla questione sociale. Anche qui, noi della mozione numero 2, ma anche della mozione numero 3, non siamo venuti a chiedere semplicemente e rozzamente più lotta. Abbiamo portato un'analisi di fase. Sosteniamo che si è venuto sviluppando in questi anni un nuovo ciclo di innovazioni da parte della grande impresa, che muove ormai in due direzioni. La prima, la crescente, diretta penetrazione in mondi vitali, sinora in parte sottratti alla mercificazione. E l'esempio più clamoroso riguarda la penetrazione avvolgente nel campo dell'informazione e dei saperi. E l'altra, la necessità dell'impresa ad alta innovazione tecnologica di chiedere ormai al lavoratore quello che sommariamente chiamerò una collaborazione intelligente, cioè un grado di consenso, se lo vogliamo definire così, che corrisponda alla flessibilità dell'impresa e al di più di iniziativa non predeterminata che tutto un campo di nuove tecnologie oggi richiede. È qualcosa di più e di diverso dall'adattamento macchinale dell'uomo alla fabbrica fordista che l'indimenticabile Charlot di tempi moderni all'inizio degli anni 30 ci rappresentò. Ed è anche diverso da quella modulazione del costume di vita che Ford predicava e su cui Gramsci dal carcere scrisse riflessioni indimenticabili. Si potrebbe dire che oggi si chiede al lavoratore una vera e propria compenetrazione alla logica d'impresa. Ciò vuol dire che deve essere messo sotto controllo qualcosa di più della quantità del salario. E poiché nemmeno la frantumazione individualistica garantisce questo consenso umano che ha bisogno di essere sanzionato e codificato, ecco che al momento repressivo che nel passato quasi chiedeva la distruzione del sindacato, subentra oggi la richiesta di un sindacato garante e strumento di questa nuova certezza di consenso adattativo. Si cammina come su una sorta di crinale. Il lavoratore sente, avverte il valore di questo nuovo potenziale intelligente che gli mette in campo. Sente che qui c'è una nuova risorsa di sapere, di conoscenza personale e sociale. Si aprono campi difficili e delicatissimi. E contemporaneamente egli è esposto ad una coercizione più sottile, più penetrante. Si apre a un nuovo livello la questione se e come il lavoratore è condannato ad essere eterodiretto, oppure se riesce, se può riuscire ad affermare una nuova capacità di controllo e di autodeterminazione, e quindi se ha voce sull'esito di questo nuovo ciclo, oppure no, e quali strumenti collettivi sono da pensare o da ripensare perché questa voce possa esprimersi. Ecco il grande terreno nuovo. Se questa analisi ha un fondamento di verità, allora l'articolazione della contrattazione e non la sua centralizzazione, il valore di una rivendicazione strutturale come l'orario di lavoro, il problema della formazione permanente, la sovranità dei lavoratori per ciò che riguarda le piattaforme e le conclusioni del negoziato, e quindi non solo la democrazia nel sindacato, ma la democrazia dei lavoratori, ecco temi che diventano stringenti questioni di iniziativa e di confronto. Poiché se la lavoratrice e il lavoratore non vedranno spazi e strumenti e poteri reali per decidere sulla qualità del loro lavoro e sulla tutela dei loro diritti, allora sarà vano, pateticamente predicatorio, gridare contro le frantumazioni corporative e le rincorse salarialiste, in un paese per giunta in cui così vasta è ancora oggi la dura fascia dei bassi salari, del lavoro nero e della disoccupazione.
Dunque stiamo discutendo della sorte e del volto del sindacato, e non solo in Italia. Anche le culture e le pratiche socialdemocratiche europee ne sono investite, e lo sappiamo, e tutti ad occhio nudo possiamo vedere e immaginare le complicazioni che in questa fase introdurranno quei dannati della terra che sbarcano in Europa perché cacciati dalla fame delle loro terre, e il dumping sociale che può recare con sé una manodopera che non trovi risposta adeguata e innovatrice nei paesi dell'Est. Di questi temi incalzanti di azione, purtroppo, io non ho trovato traccia nelle scarne e rituali parole che il segretario del partito ha pronunciato sul sindacato. È sbagliata la nostra analisi, la nostra proposta? Se ne metta in campo un'altra. Altrimenti, che lume dà affermare che il nuovo partito dovrà avere un radicamento sociale, o anche presentare giuste proposte di legge che però non poggiano su una strategia che coinvolga reali soggetti sociali in campo? E qui davvero è clamorosa la vicenda degli studenti. Io non ci credo, non me la sento di spiegare le condizioni devastate di tante università italiane con l'inefficienza e l'incuria di non si sa chi. E non è per caso che la lotta degli studenti sia cominciata a Palermo, cioè dal profondo sud, e che c'è stata nelle università un... Questo processo sta selezionando selvaggiamente l'una e l'altra università, secondo nessun criterio pubblico, e con una rovina per il sud d'Italia e anche con un guasto per quel sud Europa che è l'Italia. Ecco, io credo che ci sia un filo fra quel nuovo dominio sulla collaborazione intelligente in fabbrica di cui parlavo prima e questa nuova selezione selvaggia nel campo del sapere. E anche in quell'altro campo decisivo che è lo scontro sul controllo dell'informazione. E mi spaventa che noi andiamo a questi scontri, pure così palesemente, strettamente collegati, in modo così frantumato e a brandelli. Esagero le cose, ma dobbiamo capirci. Io sono convinto che se sono sconfitti gli studenti, in ultima analisi vincerà anche sua emittenza Berlusconi. No. No, non sono impazziti gli studenti quando hanno sollevato essi la questione della libertà del video, parlando a nome anche di milioni di utenti tuttora senza potere. E quando ancora essi, gli studenti, disperatamente hanno scoperto i fax per comunicare in tempi reali fra di loro. Sì, è lo stesso identico problema. È la sorte del sapere moderno che è in gioco, dalla grande impresa computerizzata alla scuola e a quell'ospite onnipresente che ogni giorno dal televideo ci collega al mondo e al tempo stesso ci manipola, noi fissi, agganciati in tanti e in troppi ancora senza voce. Vedete, se io leggo l'intervista che giorni or sono sugli studenti ha rilasciato all'Unità un ministro del nostro governo ombra, Vesentini, non vi trovo nemmeno l'ombra di queste connessioni, e le sue risposte, purtroppo, mi appaiono paurosamente lievitate. Eppure, se vengono sconfitti gli studenti, saremo più deboli anche nello scontro Enimond, dove già oggi la voce dei lavoratori è così debole. Perché sarà sconfitta nelle università un'autonomia non statalista né ministerialista. E allora tutta la prospettiva, che pure ci preme, di una nuova funzione del pubblico sarà indebolita. Allora anche il nostro richiamo alle socialdemocrazie europee sarà assai più debole e rituale, perché non daremo loro una mano ad affrontare quelle grandi, nuove tematiche del rapporto
fra pubblico e privato che emergono sì dalle sconfitte dell'Est, ma anche dalle prove nuove ed urgenti con cui devono cimentarsi le sinistre dell'Ovest. Voglio essere chiaro, fuori da queste lotte il discorso con il PSI resta fortemente subalterno, e non perché Craxi è amico di Berlusconi, ma per una ragione più profonda. Se non intervengono soggetti politici e sociali che spostano i poteri nei campi in cui si decide oggi il volto del Paese e anche i suoi equilibri, Craxi resterà stretto a Berlusconi e a questo tipo di governi, perché non vede altra strada su cui motivare una sua funzione e per spostare i rapporti di forza. E allora, noi rischieremo di trovarci a un brutto bivio: o piegarci a una collaborazione subalterna col PSI, che al di là della sinistra dei club è l'interlocutore vero dell'iniziativa Docchetto, e lo stiamo vedendo in questo congresso, oppure ripiegare in un arroccamento settario. E non bastano giuramenti o dichiarazioni rassicuranti fra di noi. La maggioranza dei sì, anche in questo congresso, è stata ricca di proclamazioni, ma ci ha detto assai poco su una strategia reale che incida sulla fase e sui contenuti nuovi del conflitto. E invece anche la vera critica alla DC sta nella disgregazione concreta del suo blocco di potere. Rilanciare una ragione della sinistra, una sua rimotivazione storica qui e ora, significa allora costruire risposte a questi nuovi, essenziali, storicamente determinati bisogni di autonomia che possono collegare l'operaio e il tecnico della grande impresa automatizzata allo studente di Palermo, alla donna che chiede altri tempi di lavoro e di vita, sino al negro che lotta nell'Africa di Nelson Mandela. Io non so se il compagno Macaluso considererà anche queste cose accenni fugaci alle forze politiche e alle sorti della democrazia. Mi limito a rispondergli che io considero questi obiettivi decisivi sia per lo sblocco del sistema politico e anche per le sorti della democrazia italiana. Il dissenso, perciò, prima ancora che sull'esito della fase costituente, e qui sapete come noi la pensiamo, è sulla valutazione della fase, sui connotati del conflitto, sulla strategia con cui affrontarlo. In questo quadro proprio non capisco la richiesta rivolta a noi di azzerarci. Le divergenze si superano in positivo quando cadono i motivi del dissenso. La relazione del segretario del partito poteva aiutare, spingere verso quest'esito. Purtroppo non l'ha fatto. E c'è poi una questione più profonda. Troppe volte io vedo compagni del sì che tardano, badate ancora adesso, a riconoscere che in dissenso con la maggioranza c'è nel partito oggi un'aggregazione corposa che avanza un'altra concreta proposta politica e che in una serie di centri decisivi del Paese tocca o anche supera il 40% del partito. Questo rifiuto della realtà non giova, perché indebolisce la fecondità del confronto e del dissenso. Dico fecondità del dissenso, perché io non accetto l'idea del dissenso come un male. Che cosa strana, davvero strana, siamo nell'anno 1990, alle soglie del 2000, c'è stato l'indimenticabile 1989, così è stato chiamato,
e parliamo addirittura di una lotta per una democratizzazione integrale. E io anzi sarei più sobrio nell'uso di queste parole. Eppure ancora oggi il formarsi di una maggioranza e di una minoranza nel partito, diciamolo, in fondo è vista come un male. Esaltiamo tanto nelle dichiarazioni il valore delle differenze, giuriamo sul valore del conflitto, eppure solleviamo subito il sospetto di pericolo perché si sono formati una maggioranza e una minoranza visibili, non certo per un capriccio, ma su un tema di grande portata e di fronte a una decisione tanto brusca quanto sconvolgente. Sarò ancora una volta in errore, ma io credo di aver imparato un'altra idea dell'unità del partito. Penso che un confronto vero sia il suo fondamento necessario. Penso che dobbiamo liberarci dalla paura di dissentire. Penso che non dobbiamo avere timore di discutere del nostro dissenso fra di noi e con gli altri, alla luce del sole. Non amo le correnti, perché ritengo che le correnti tendono a riprodurre il potere dei capi. Ma credo anche... Ma credo anche che nei partiti moderni, se vogliamo dirci la verità, dobbiamo costruire le regole nuove per comunicare gli uni con gli altri e soprattutto perché possano comunicare fra di loro e convergere, se ci riescono, nelle opinioni e nelle iniziative, quelli che stanno in basso, alla periferia e che ancora oggi godono di pochissimi diritti rispetto a quelli, io fra gli altri, che hanno poteri di comando. E certo... dovremo darci regole e garanzie nuovissime rispetto alla fase del tutto inedita che si apre e che riguarda addirittura la sorte del partito. Guardiamo quindi senza affatto sottovalutarne il peso, scusate io adopero questa parola, ma con calma queste nostre divergenze. Quanto più le guarderemo con calma, senza spirito di rivalsa e di anatemi, tanto più sapremo trovare l'intesa per le battaglie comuni, per gli appuntamenti grandi che non possono aspettare. Leggo oggi su alcuni giornali notizie di minacce e di scissioni e non mi riferisco certo al compagno Pintor, a cui so che il compagno Occhetto ha scritto per confermargli tutta la nostra stima. In ogni modo si deluda chi fa chiasso su cose simili, altro che andarsene. Noi invitiamo donne e uomini di questo paese a iscriversi ora a questo partito. Perché siamo qui a sostenere che esso deve vivere e rinnovarsi e diciamo a tutti e non solo agli iscritti, guai se questo partito avesse un indebolimento nelle prossime elezioni amministrative. Ancora una volta sarebbe un regalo prezioso, prima di tutto ad Andreotti e a Forlani. E non faccio solo un appello e un richiamo rituale, torno anche qui all'analisi da cui sono partito. Si tratta del governo delle città, cioè di uno di quei simboli classici, di un legame collettivo, di un riconoscimento reciproco di cittadinanza e persino di una vicinanza, di un incontro. E invece in queste metropoli è in corso un processo feroce di dispersione e di frantumazione, di consumo insensato del tempo nelle gabbie delle auto strozzate dal traffico, di moderne solitudini. E oggi anche da noi di amarissimi conflitti razziali. Qui davvero dobbiamo reinventare
concretamente, al di là delle frasi, luoghi di riconoscimento reciproco dell'altro e di convergenza e convivenza fra culture diverse nella città, come viene chiamata. Perciò, quando parlo di questa lotta comune da condurre, parlo non solo di un vincolo disciplinare fra di noi, di un obbligo legato, scusatemi la parola, alla comune bottega partito. Parlo dei bisogni, dei beni che sono alla prova in questa nuova fase di cui parlavo prima. Perciò il rinnovamento di questo partito è parte integrante di questa lotta. Questo orizzonte di cui abbiamo parlato, questo orizzonte del comunismo, questo punto di vista, con il permesso del compagno De Giovanni, lungi dal pregrubelmi, mi aiuta a capire il presente. Compagno Occhetto mi consente uno scherzo. Egli, citando il poeta Tennyson, ha invitato ad andare oltre l'orizzonte. Io, più modesto e meno titanico, chiedo di tenere aperto questo orizzonte, questo punto di vista. Parlavo poco prima dei nuovi rapporti fra uomo e macchina. Ho letto nel più grande giornale borghese italiano, il Corriere della Sera, uno scritto di Gianfranco Dioguardi dal titolo «Quando lo schiavo è troppo bravo». Era uno scritto che ragionava sui nuovi ritmi di velocità con cui oggi un calcolatore elettronico in una macchina computerizzata può reagire agli stimoli e determinare tempi di decisione di lavoro che l'addetto umano alla macchina computerizzata fatica a reggere. È l'antica favola della macchina che si impadronisce dell'uomo che l'ha creata. La cosa interessante però è la spiegazione che veniva data di questa discontinuità fra macchina computerizzata ed essere umano. Essa veniva indicata nella diversa velocità di decisione tra la macchina e l'uomo. Velocità. Riflettete un attimo al senso vero di questa parola per ciò che riguarda l'uomo. Scopriremo allora che una diversa velocità umana, sì, c'è ed ha a che fare molto ed anche con l'affettività, l'emotività, la distrazione come irruzione della fantasia o del dubbio. Ecco allora la domanda: è un limite umano? Oppure è un'enorme ricchezza? È un difetto dell'uomo o una sua irriducibilità? Anche al calcolo più raffinato. E quindi io penso una insopprimibile creatività che a costo di morire può sottrarsi ad ogni schema e ogni obbligo. Questa ricchezza non è misurabile con alcun metro del mercato. Tenere aperto questo punto di vista chiama ad altri criteri, da ora, svela aspetti fondanti dell'alienazione moderna. La tecnica e l'essere umano, la materialità della necessaria produzione sociale e la irripetibilità insopprimibile dell'individuo, l'ostinata incalcolabilità della vita, anche non umana. Ci sono, è vero, i guardiani, ma mettere le brache al mondo è difficile, ed in fondo, a ben vedere, certi guardiani, per forti e feroci che siano, sono tuttavia alla fine abbastanza stupidi. Mi considereranno un opportunista in corsa per la presidenza, ma io non vado mai a Mestre.
per lui è la rivincita, è la rivincita dell'undicesimo congresso. Allora prima va detto tutto questo. Fategli segno voi, Cosciuta.